Gentili telespettatori di Cilento Channel, bentrovati, puntata sportiva per quanto riguarda la nostra emittente. Nel dettaglio parliamo di New Basket Agropoli e quindi del campionato di Serie C Gold, Girone B. Come sapete un po' tutti, insomma, la New Basket Agropoli è seconda in classifica insieme a Salerno a 8 punti, mentre al primo posto in classifica Lamezia a 12 punti. Segue poi Rende a 6 punti insieme a Cercola, mentre 2 punti per Angri. E dunque la nostra squadra, la New Basket Agropoli, infrasettimanale, la gara infrasettimanale giocherà ad Angri. Per quanto riguarda invece Salerno, partita in casa, e il Lamezia invece fuori casa. Insomma, un campionato davvero interessante, le squadre sono molto equilibrate, lo dobbiamo dire. Poi seguirà la fase a orologio, dove le prime tre classificate, insomma, avranno tre giornate in casa, mentre le altre due fuori casa. Siamo qui per intervistare due cestisti molto importanti, che sono Pekic e Tarolis, e quindi noi, come di consueto, partiamo con l'intervista ai cestisti e poi il coach Franco Lepre. Siamo in compagnia con due dei più grandi cestisti del campionato, ovvero abbiamo Valentas Tarolis, eccolo qui, 2,05 m, e Radomir Pekic. Quanto sei alto, Radomir? 2 metri? 1,95 m. E con il grande Domenico Nese? 1,56 m. 1,56 per lui. Partiamo da Tarolis. Allora, raccontaci la tua esperienza in Italia prima di arrivare ad Agropoli. Dove hai militato? Ciao a tutti, sono Valentas. Adesso per me è il quinto anno in Italia. Prima hanno giocato Fabriano, poi Ancona, Metellica, San Benedetto del Tronto, adesso Agropoli. Come ti trovi qui nella squadra agropolese? Bene, grazie. Staff è molto grande, anche presidente, anche tutti i giocatori. Speriamo fare bene. Per finire, l'ultima domanda che ti faccio. Secondo il mio punto di vista sei un grande cestista dalle grandi potenzialità, ma ancora non hai espresso la tua grande forza. Perché? Perché io, come si dice, ho avuto tutta la partita 4-5 fauli, però è il mio problema. La prossima partita io posso avere 2 fauli massimali. Però prometti che fino alla fine, insomma, porterai la New Basket Agropoli a fare un buon risultato. Vincerà il partito. Grazie. Pekic, tu arrivi da un infortunio ultimamente, no? Però sembra che stai recuperando bene. Prima di rispondere a questa domanda, però, fatti conoscere dai telespettatori. Anche tu dove hai militato prima di arrivare qui? Sì, ho giocato 5 anni fa in Virtus Puzzoli, in Puzzoli, vicino Napoli. E dopo il secondo anno in Italia ho giocato in Monte di Procida. Dopo questo anno ho andato in Finlandia, un anno ho giocato là. E
L'anno scorso ho giocato in Teramo a Spicchi, Abruzzo, e questo anno è venuto qua per giocare in Agropoli. La stessa domanda la faccio anche a te. Come ti trovi in questa squadra, insomma? Sei a tuo agio? Ti trovi bene? Trovi molto bene. Quando coach mi ha chiamato, presidente che mi ha chiamato, ho parlato molto dell'organizzazione di questo club, di come città, come... E per adesso molto 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 bene, molto bene, mi piace, è normale, come squadra, come club, organizzazione, serioso, molto 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 buono. Noi dall'inizio, dalle prime partite che vi seguiamo, abbiamo visto davvero anche in te un miglioramento costante, sempre in salita, e soprattutto con i tiri riesci adesso a fare molti punti. Questa è la mia posizione della squadra, da tiratore. Adesso vediamo come va le prossime partite. Per adesso è buono, ma spero di prossime partite di gioco più meglio. Vediamo. In generale, per finire l'ultima domanda, in generale come vedi le altre squadre? Il livello più o meno è alto? Siete, diciamo così, capaci di essere all'altezza anche di Lamezia oppure no? Questo anno c'è un problema del Covid. Il campionato è non troppo lungo, è solo 3 mesi il campionato, solo ogni partita è molto, per giocare è molto difficile, ogni partita conta, ogni partita è guerra. Lamezia adesso è prima, ma non perché è più forte da noi, noi giochiamo, ho giocato partita su partita, scorsa domenica male, non lo so, altre squadre sono buone, ma non molto buone. Terminiamo con Domenico. Domenico, raccontaci un poco la cura dei cestisti, ecco, come gli stai vicino, il lavoro che fai, che svolgi e quanto conta il tuo lavoro nei loro confronti. Diciamo che lavorare in una squadra è un meccanismo, è una catena di montaggio, quindi ognuno deve fare il suo per contribuire. Io nello specifico mi occupo della loro salute fisica in generale, quindi a livello sia di preparazione muscolare, il pre, il peri e il post allenamento, così come la partita, e il trattamento di eventuali infortuni facendo i dovuti scongiuri e... In generale più che altro della manutenzione, sono un meccanico. Ecco, allora qual è lo stato di salute di Tarolis e di Pekic? Come stanno messi? Stanno bene tutti e due. Radomir fortunatamente ha recuperato quasi appieno dall'infortunio, quindi abbiamo buone prospettive. E chiudiamo questo bell'incontro sportivo con il consueto appuntamento col coach Franco Lepre, che ci parlerà della preparazione per giovedì prossimo, la partita contro l'Angri. Coach, innanzitutto permettimi, ma voglio farti i complimenti, insomma, davanti alle telecamere, per il grande gioco tattico che hai fatto domenica. Tutti abbiamo assistito a una partita bellissima, ma ci hai messo molto del tuo, i giocatori hanno fatto il loro lavoro, davvero bravi in gamba, ci avete fatto sognare e divertire. Detto questo, giovedì sì, va in quel dell'Angri. Angri è l'ultimo in classifica, ha solo 2 punti, mentre noi siamo secondi a 8 punti, ma non per questo la squadra non è forte, giusto coach? Quindi come la stai preparando? Allora, in merito alla tua prima affermazione, grazie, ma con tutta onestà il merito va a loro, ma non perché voglio essere... fare il tipo che non accetta i complimenti, ma perché è la verità, nel senso che noi possiamo avere delle idee in panchina come allenatori, però sono loro in mezzo al campo che trasferiscono le idee in situazioni reali, quindi la verità è che loro domenica c'era voglia di giocare e vincere la partita, siamo stati attenti sia in difesa che in attacco nei dettagli, che è quello che ci è mancato in altre partite, quindi di questo qua sono molto contento. Poi, come dico sempre ai ragazzi, l'errore fa parte del gioco, quindi non è questo il problema. Però è importante essere sempre concentrati, reattivi, e domenica con tutta onestà l'hanno fatto e bene pure. Quindi bravi loro, complimenti, perché hanno fatto una grande, grande partita. Per quanto riguarda invece
Invece Angri, allora, hai detto bene tu, Angri è una squadra che ha 2 punti in classifica, però è una squadra che è partita in ritardo perché ha avuto problemi Covid a inizio dell'operazione. E di conseguenza sono partiti 2 settimane dopo. Hanno avuto problemi di infortuni pure, quindi hanno avuto un po' di difficoltà a livello di risultati, però già sono 2 settimane a questa parte che hanno vinto con Cosenza in casa e hanno perso di pochissimo con Salerno in casa, stando avanti poi di pochi minuti alla fine. Quindi è una squadra che è in salute, è una squadra che si sta ritrovando sicuramente, è una squadra che quando gioca in casa è sempre sempre pericolosa perché ha giocatori esperti, quindi è da prendere veramente con le molle. Ecco, l'hai appena citata tu, Salerno che giovedì prossimo giocherà in casa, quindi la nostra esigenza è quella di vincere, coach, per stare dietro alla seconda in classifica, parliamoci chiaro, no? No, ma allora l'esigenza è di vincere sicuramente, perché noi giochiamo tutte le partite per vincere, ma non tanto per essere secondi o terzi, per mettere più punti in cascina, perché poi ci sarà una seconda fase in cui questi punti che noi stiamo facendo verranno riportati. Quindi il vero obiettivo nostro è arrivare alla seconda fase con più punti possibili, che adesso siamo secondi o terzi, l'importante è vincere, che poi vince pure Salerno, non cambia poco, però l'importante è che noi riusciamo a fare risultato e mettiamo queste 3 partite che restano più punti possibili in classifica. Questi punti poi saranno trasferiti, ce li porteremo nella seconda fase. La cosiddetta fase a orologio, fase giusto? Fase a orologio, esatto, che sarà composta da 5 gare. Arrivando in una certa posizione di classifica ne avremo 3 in casa e 2 fuori, quindi non saranno andate e ritorno, ma saranno 3 in casa e 2 fuori. Quindi scusami, certa posizione in classifica parli almeno secondi, no? Le prime tre del nostro girone acquisiscono il diritto di giocare nella seconda fase 3 partite in casa e 2 fuori. E si vanno a riportare i punti della prima fase. Quindi a quel punto, per questo è importante il discorso della vittoria, perché non è una corsa con Salerno o una corsa con la mezza, assolutamente, è una corsa con tutti, che noi guardiamo anche l'altro girone, quindi vediamo l'altra parte chi sta a 6, chi sta a 8 punti, chi sta a 4 punti, quindi anche là guardiamo quel tipo di, perché poi le due classifiche verranno unite alla fine, quindi sarà una classifica unica, aspettando sempre poi dalla federazione un regolamento che ci chiarisca come saranno strutturati i playoff, perché al momento diciamo non c'è grossa chiarezza, quindi quante squadre poi di questa famosa classifica finale andranno a accedere ai playoff. Quando partirete per Angri? Giovedì pomeriggio, ci alleniamo stasera, domani sicuramente, e quindi da stasera già iniziamo a gestire la gara di Angri, sia con le scelte che andiamo a fare, con tutto quello che prepariamo in funzione della gara di Angri. Quindi giovedì pomeriggio partiamo e la gara mi sembra che è alle 20:30 ad Angri, quindi invitiamo tutti a seguirci. Penso che Angri, come al solito, farà la diretta sulla pagina Facebook della società, quindi saremo molto visibili sicuramente. Grazie a coach Franco Lepre e forza New Basket Agropoli. Grazie a voi.